Benvenuti alla 43esima parte di Suikoden Tiercris. In questa parte andremo avanti con la storia e probabilmente anche nelle prossime. Libereremo Astrasia? Sì, è quello che faremo. Crodecil e gli altri ci hanno aiutato a proteggere il villaggio di Citro e Kragbark. Tocca a noi adesso andare a riprenderci Astrasia. Non ho obiezioni, dobbiamo ripagarvi per aver protetto la terra della nostra tribù. E il fatto che l'ordine rimanga nella vicina Astrasia è un grave insulto a tutta la tribù. Sono d'accordo, per il bene stesso di Astrasia dobbiamo riprendercela. Ma non abbiamo una valida strategia, è pericoloso farci strada a forza senza sapere neanche quanti sono. Eh? Solo un momento fa pensavo che ti saresti unito a noi. Certo, voglio farlo. Intendo dire, è da molto che voglio farlo. Se però è questo l'obiettivo, dovremmo studiare ogni possibile strategia per vincere. Ah, ho capito. Non abbiamo abbastanza informazioni. Neanche noi ne sappiamo abbastanza su quello che sta succedendo ora ad Astrasia. Siamo arrivati vicino a Paramond, ma non siamo riusciti a verificare la condizione delle strade. Nella peggiore delle ipotesi, quasi tutta la nostra gente sarà sotto il controllo dell'ordine. Assolutamente no. Anch'io penso che sia improbabile, ma non impossibile. Vorrei tanto poter avere altre informazioni su quel posto. Beh, che ne dite se vado a dare un'occhiata? Tu? Non voglio sembrare sgarbata, ma non pensi che sarebbe difficile per te passare per umana? Se ti catturano, potrebbero ucciderti immediatamente. Non vi preoccupate, noi del Ruggito Feroce siamo più agili degli umani e possiamo vedere di notte. Specialmente Elysia ed io, credo proprio che non ci cattureranno. Va bene. Sembrano abbastanza affidabili. Allora è deciso, ci sarà da divertirsi? D'accordo, vi farò sapere cosa vogliamo che cerchiate. Oh sì! Credo di aver capito cosa dobbiamo cercare. Non abbiamo bisogno delle tue istruzioni. Beh, suppongo che aspetteremo qui in attesa che quelle due tornino. Presto Astrasia sarà nuovamente nostra. È una cosa che mi scalda il cuore. Beh, tu non vivevi ad Astrasia. L'ho notato da poco, ma sembra che Asad abbia il morale molto alto, non pensi? Non me ne preoccuperei più di tanto. Sinceramente pensavo di dover iniziare adesso l'invasione di Astrasia. O per meglio dire la liberazione di Astrasia, perché la stiamo andando a liberare, mica a conquistare. Ma a quanto pare c'è qualcos'altro da fare prima. No, non devo entrare qui. Di solito quando devo entrare in una stanza per andare avanti nella storia, si capisce subito. Forse devo parlare con te? Finalmente Crodecil delle Lame sono vicine al loro scopo. Avranno tutto il mio appoggio. No, non devo parlare con te. Vediamo se vado qui. No, non sembrerebbe. Beh, scendiamo al piano terra. Oltre ad Ava sta anche Skype. Devo trovare un modo per annullare le notifiche mentre sto registrando. Allora, hai qualcosa da dirmi? Raduna gli animali, non posso farlo, ok. Per ora non ho niente da fare qua. Forse devo solo aspettare qualche giorno? È possibile, provo a uscire dalla fortezza. Vediamo cosa succede. Se me lo permette, forse ho ragione. Ok, me lo permette. Astrasia è qui. Beh, facciamo il viaggio insieme a loro. Forza, vi accompagniamo. Non capisco una cosa, però. Perché non c'è un collegamento tra Paramond e il villaggio Tea? Sono vicine. Oppure tra le montagne. Vabbè, lasciamo stare. Penso che sia abbastanza normale. Adesso credo che Lysia sarà tornata. Spero di sì, altrimenti farò un piccolo taglio e cercherò un modo per andare avanti nella storia. Ok, Lysia.
Se ci sei, batti un colpo. Stavo giusto pensando, quante dita avranno i membri del Ruggito Feroce? Oh, sono tornati. Ah, Gerak, è arrivata una lettera dal principe del regno. E perché non me l'hai data prima? Da chi? Da chi? Da Shams? Beh, quanti altri principi del regno conosci? La devo portare alla principessa, quindi se vuoi sapere cosa dice dovrei chiederla a lei. Ok, nessun problema. Era al terzo piano, se non sbaglio. Terzo piano, stanza a destra. O forse è l'ambulatorio questo. No, è la stanza di Mubal. Gerak, abbiamo avuto notizie da Shams? Sì. Il regno ha preso una decisione ufficiale nei confronti della Compagnia del Fuoco. Dicono, la Compagnia del Fuoco non è né un alleato né un nemico. Deve essere considerata una forza neutrale. Ah! Arriva un po' in ritardo, ma almeno hanno reso pubblica la loro linea di condotta. Apparentemente l'esercito del regno riprenderà presto l'offensiva contro l'ordine. Se così fosse, l'ordine dovrà affrontare anche le forze del regno. Subirà pressioni su un ulteriore fronte. In questo modo il regno sarà per noi un aiuto indiretto. Bene, questo ci faciliterà le cose. Indipendentemente da come la vediamo, è un bene per la Compagnia del Fuoco. Anche se non in modo esplicito, il principe Shams si è dato da fare per noi, penso. Pare che anche lui sia in attesa dei futuri sviluppi. È tutto qui? Non c'è altro? C'era un'altra lettera indirizzata a Manaril, non l'abbiamo ancora vista. Beh, quella credo che sia personale. Ma sai com'è fatto? Non c'era neanche bisogno di leggerla. Ah, fratellone, mio fratello, il mio buffo fratello. Penso di no. Sono contento di vederti felice, Manaril. Eh sì. Ok, adesso? Come faccio ad andare avanti? Sono sicuro che questa scena faceva parte della storia, non è un extra o cose del genere. Forse devo tornare qui? Non sembrerebbe. Forse devo tornare da Moana. Se entro esco da un'altra parte, perché a quanto pare tu non parli se esco dall'ascensore, forse. No, non è così. Ci sono nuove missioni? No. Vabbè, io faccio un taglio e ci vediamo quando ho trovato il modo per andare avanti. Ok, sono uscito dalla fortezza e sono rientrato. E a quanto pare, Moana mi parla. Gerak, quella donna bestia è tornata. Non è una donna bestia. Ma è come un uomo bestia, solo che è una donna. Non la stavi aspettando? Sì, in effetti sì. Ti aspetta nella sala. No, non me la prendo con Moana. Sono sicuro che non lo dice in maniera offensiva. Comunque, andiamo nella sala e vediamo il rapporto di Lysia. E di Servilla anche. Non discriminiamola. Non l'ho nominata perché non mi ricordavo il nome. Bentornate, avete fatto presto. Beh, ci hanno messo un mese. Sì, è stato facile. Più facile di quanto non credessimo. Talmente facile che chiunque avessimo mandato avrebbe potuto infiltrarsi. Persino Sicusa? Oppure Muro? Ne dubito. Strano, alle prime ricognizioni il posto era pesantemente sorvegliato. Ah, sarebbe stato anche più veloce se questo tizio ci avesse detto tutto sulle condizioni della zona. Avanti, entra! Molto bene, buongiorno e permesso? Oh, e chi sei? Tu, possibile, Guntram! Oh, Lady Crodechild, ho udito diverse voci in giro, ma siete davvero qui, sana e salva. Lasciatemi dire che sono lieto di potermi beare nuovamente della vostra adorabile presenza. Anch'io sono contenta di trovarti bene. E lui chi è? Oh, perdonatemi.
Io sono un umile servitore della del defunto monarca, Sua Maestà il Re. Il mio nome è Guntram. Il fucile di un tram? È uno... Anzi, vabbè, lasciamo stare. Gun non credo che sia fucile. È uno dei sudditi più fidati di mio padre. Io e Fredegund gli dobbiamo molto. Oh, non c'è bisogno di tante lodi. Ma da quel giorno, cosa ti è successo? Si è nascosto lungo la strada per Paramond, dove ha formato una sacca di resistenza contro l'ordine. Davvero? Il popolo di Astrasia non si è certo piegato all'ordine nel suo cuore. Il suo spirito è forte, rimane saldo in attesa di potervi rivedere un giorno. Ho solo messo a disposizione i miei servigi, organizzando le cose. Questa è una buona notizia. I cuori della gente di Astrasia sono forti e vigorosi. Lo sono di certo, Lady Crodechild. Ho pensato che nessuno meglio di lui sapesse cosa succede a Paramond, così l'ho portato qui. La parte più difficile del lavoro è stata convincerlo a fidarsi di me. Perdonatemi, ma cercate di capire, era la prima volta che incontravo un membro del Ruggito Feroce. Oh, non ci pensare. Allora, puoi dirci cosa succede ad Astrasia? Ah, meglio di sì. Sarò breve. Il pugno di ferro dell'ordine diventa sempre meno efficace. Stanno perdendo il controllo della situazione. E perché non abbiamo ancora agito contro di loro? Perché la forza di invasione inviata sulle pianure è stata sconfitta dalla Compagnia del Fuoco. L'ordine si vanta della propria conoscenza del futuro, grazie alla quale può controllare le persone. Ma se lo conoscessero veramente, non perderebbero mai una battaglia, giusto? C'è un crescente sentimento di sfiducia nei confronti dell'ordine, che innervosisce i loro soldati. Ecco perché è stato così facile rimanere nascosti ad osservare e portare qui Guntram. Se posizioniamo Crodechild sul fronte durante l'attacco, e se il popolo di Astrasia insorge nello stesso momento, dovremmo avere buone possibilità di successo. Anch'io credo che lo avremmo. Lord Gerak. Andiamo. Non so se ce la faccio in questa parte a conquistare Astrasia, ma spero di sì. Ho capito. Crodechild, sei il cardine della strategia, quindi dovrei andare avanti con Gerak. Molto bene, lascerò il comando delle lame del velo oscuro nelle mani di Meruvis. Noi del Ruggito Feroce faremo da scorta ed effettueremo azioni di disturbo. Non ci siamo divertiti abbastanza nello scontro dell'altro giorno. Gerak, c'è nient'altro che dobbiamo fare? Ok, momento per la preparazione. Quindi metto un attimo in pausa e equipaggio tutti i personaggi. Ok, sono pronto, possiamo iniziare l'invasione di Astrasia. Bene, questi sono i gruppi. Tutti pronti, controllate la vostra armatura e preparate le armi, poiché ora si va in battaglia! Sì! Dunque io andrò avanti e preparerò il popolo perché insorga al momento giusto. Guntram, aspetta un attimo. Sì, mia principessa, come posso esservi utile? A proposito di Fredegund, come la considerano in città? Lei... Mi rincresce dirlo, ma ha perso completamente la gloria della famiglia reale di Astrasia. E la maggior parte della cittadinanza la pensa così. Capisco. Beh, allora... Potrei dover... Togliere la vita a mia sorella. Cominciare a preoccuparsene ora non serve a niente. Andiamo a vedere cosa succede. Lord Gerak. Forse hai ragione. E forse riuscirò ad incontrarla e a parlarle ancora. Solo allora lo saprò. Questo è lo spirito giusto. Questo capitolo potrebbe concludersi in tragedia, quindi... Chi sono questi? La Compagnia del Fuoco? Signor sì! Hanno già invaso il territorio della vecchia Astrasia e si dirigono verso Paramond! Sono già penetrati, perché non ci hai informato prima del loro ingresso nel territorio?
Perdono, signore! Il popolo della vecchia Strasia collabora con il nemico! Ci sono stati sabotaggi! Basta! Beardsley, dobbiamo prepararci a una sortita. Dobbiamo insegnare a quei vagabondi a stare al loro posto. Sarà fatto. Andrò a dare disposizioni. Vostra Eccellenza! Vostra Eccellenza, Beardsley! Cosa succede? Come osi entrare così? Signore, c'è stato... La cittadinanza di Paramond sta insorgendo! C'è una rivolta armata! Hanno circondato il castello! Cosa hanno fatto? Siete fregati. Lady Crowdechild si sta dirigendo qui! Popolo di Astrasia, liberiamo Paramond dal gioco dell'odiato ordine! Adesso è il momento di insorgere! Popolo di Astrasia! Andiamo ad accogliere Lady Crowdechild! Quelli... Ah, uomo di mezza età. Non sembra tanto di mezza età. Quelli dell'ordine sono un mucchio di bugiardi. Non sanno niente del futuro. Buttiamoli fuori. Solo Lady Crowdechild ha il diritto di governare Astrasia. Per Astrasia! Per Lady Crowdechild! Meno male che oggi non c'è nessuno in casa. Ho un rapporto. La compagnia del fuoco si avvicina a Paramond. Il territorio della vecchia Astrasia è in rivolta. Questo castello è completamente circondato. Quindi non dovresti essere là fuori a combattere, a fare del tuo meglio per difendere questo castello? Perché gli stupidi abitanti di Astrasia non vogliono accettare gli ideali e la saggezza dell'ordine? L'ex principessa di Astrasia si è unita alla compagnia del fuoco. Abbiamo ragione di credere che stia agendo da catalizzatore per le forze ribelli. Mia sorella, quindi devo... Mia sorella è... Lady Fredegund! Mantieni la concentrazione! Sai bene che non è il momento giusto per le debolezze! L'unica via dice che l'ordine vincerà, portando un mondo di pace e disciplina! Quando il momento arriverà, tua sorella saprà che è lei a sbagliarsi! Sì, hai ragione! Io impugno il vantaggio divino. Non verrò sconfitta da mia sorella. Io non sarò sconfitta. Molto bene. Con l'avvento dell'unico re, l'unica via si realizzerà. È Lady Crowdechild! Popolo di Astrasia, la principessa Crowdechild è tornata! Lunga vita ad Astrasia! Lunga vita a Lady Crowdechild! Coraggioso popolo di Astrasia, a lungo avete sopportato queste terribili sofferenze. Ascoltatemi, oggi quel tempo finisce, ve lo giuro. Scacceremo l'inumano invasore, l'ordine dell'unica via. La nostra Astrasia risorgerà. La nostra principessa, la principessa Crowdechild. Wow, è piuttosto popolare da queste parti. Ovviamente, dopo tutto è la loro signora, Lady Crowdechild. Siamo tornati, finalmente siamo a casa. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Non avrei mai immaginato che sarebbe giunto il giorno in cui sarei potuta tornare a Paramond. Lord Gerak, Guntram, devo a voi tutto questo. Avete la mia più sincera gratitudine. Oh, non è stato niente, mia signora. È ancora troppo presto per i ringraziamenti. Lo so, ma andava detto. Principessa, le truppe dell'ordine si sono barricate nel castello reale. Presumo che ci sia anche Fredegund. 10 cittadini di non fare niente di avventato. Combatteremo solo noi d'ora in avanti. Sono pienamente d'accordo, padron Gerak. Lascia stare il padroncoso. D'accordo, iniziamo l'assalto al castello. Andiamo a distrarre il nemico. Lady Crowdechild andrà a salvare Lady Fredegund con Gerak. Gerak, prenditi cura della principessa. Sarà fatto. Non ti preoccupare, Roberto, ci pensiamo noi. Oh, iniziano già ad arrivare i soldati random. Sono quei fuorilegge. Non andrete oltre.
Ehi, chi sono i fuorilegge qui? Noi o voi? Fermi lì! Ready, Ulf? Non perdete tempo con questi pesci piccoli. Lasciate che vi liberi la strada. Oh, grazie. E sono a 20 minuti, potrei farcela a fare tutto in questo capitolo. Allora, intanto, attacco combinato. Che è ottimo perché colpisce tutti. Colpisci quello dietro. Iniziamo lo scontro. Ah, si difendono questi qui, eh? Cercano di farmi perdere un po' di tempo, più che altro. Ne ho sconfitto uno? No. Lo almeno... Forse con Asad? No, però credo che un altro attacco dovrebbe sconfiggerli. Almeno in teoria. Se non si difendono, diciamo. Inizia lo scontro. Ah, quello si è difeso, però sono stato fortunato. Perché attaccandolo con Asad dovrei riuscire comunque a sconfiggerlo. È fighissimo questo attacco combinato. Oh, ne ho sconfitto solo uno. Sinceramente pensavo di sconfiggerli entrambi, ma va bene. Solo uno è stanco? No, tutti e due. Allora, attacco automatico e tanti saluti. Uno è andato, rimani solo tu. Beh, sei stato sconfitto da Ready Ulf. Complimenti. Non è da tutti, belli gli artigli di Servilla. Oh, quanti level up.